Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù d'Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Mettersi alla sequela di Gesù significa prendere la propria croce, tutti l'abbiamo, per accompagnarlo nel suo cammino, un cammino scomodo, che non è quello del successo, della gloria passeggera, ma quello che conduce alla vera libertà, quella che ci libera dall'egoismo e dal peccato. Si tratta di operare un netto rifiuto di quella mentalità mondana che pone il proprio io e i propri interessi al centro dell'esistenza. Quello non è quello che Gesù vuole di noi. E invece Gesù ci invita a perdere la propria vita per Lui, per il Vangelo, per riceverla rinnovata, realizzata e autentica. Siamo certi, grazie a Gesù, che questa strada conduce alla fine alla risurrezione, alla vita piena e definitiva con Dio. Decidere di seguire Lui, il nostro Maestro e Signore, che si è fatto servo di tutti, e sceglie di camminare dietro di Lui e di ascoltarlo attentamente nella sua parola. Ricordatevi, leggere tutti i giorni un passo del Vangelo e nei sacramenti.